Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Mastritaci e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare come scaricare e installare la mod di Portal per Minecraft. Ok, prima di tutto andate a questo link che metterò poi nella descrizione, scaricate il file che trovate. Una volta che l'avete scaricato dovreste avere questo file che si chiama Portal Gun Mod per 1.7.3. Ok, lo dovete aprire, andare nella cartella e qua troverete tre cartelle. Mettere in Minecraft.jar, mettere in mods e mettere in resource. Ok, adesso andiamo nella cartella di Minecraft. Andiamo nella cartella. Andiamo su bin. Troverete qua un file che si chiama Minecraft. Voi dovete fare apri con WIR, dovete aprire con WIRAR oppure con 7-Zip. Ok, apriamo. Ok, se non l'avete già fatto dovete cancellare la cartella che si chiama MetaInf. Ok, adesso apriamo la cartella mettere in Minecraft.jar e tutti i file che trovate dentro questa cartella li dovete trascinare dentro la cartella di Minecraft, ma senza zipparli, quindi metterli da qua a qua, senza metterli sul desktop. Ok, io non lo faccio perché l'ho già fatto. Ok, adesso che avete messo questi file, usciamo da queste cartelle e andiamo nella seconda cartella, mettere in mods. Se non avete già se non avete già installato mod loader, la cartella mods non c'è. Quindi dovete avviare il gioco Minecraft e chiuderlo, così si creerà automaticamente la cartella. Bene, adesso andiamo nella cartella mods e mettete i file, questi due file che trovate dentro la cartella. Come potete vedere io li ho già messi, quindi non lo faccio. Ok, adesso andiamo sulla cartella resource. E mettete questa cartella di nome mod dentro la cartella resource. Una volta che l'avete fatto, siamo pronti per vedere la nostra mod di Portal. Apriamo il gioco. Single player. Ecco, come potete vedere abbiamo la mod di Portal e funziona alla perfezione. Guardate. Come potete notare, i portali funzionano e non ci sono solo i portali, ma anche altre cose come per esempio le torrette. Dovete stare attenti perché sparano a tutti, sia a voi che agli animali. Poi ci sono i trampolini. Come potete vedere, poi abbiamo per esempio i cestini che se ci clicchiamo funzionano mettete gli item e si distruggono, vedete. Poi abbiamo per esempio i checkpoint che funzionano come punto di respawn. Se noi moriamo ricominciamo da quel punto lì. Poi abbiamo per esempio i portal spawner che sono dei punti che collegati alla redstone attivano i portali. Poi ci sono anche altre cose che adesso però non vi sto a far vedere, come per esempio questa, che come nel gioco Portal quando passiamo attraverso questo si tolgono i nostri portali. Installata questa mod vi potrete divertire a creare percorsi come nel gioco di Portal. Ok, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.